Il Movimento 5 Stelle arriva anche a Piazza delle Erbe. Oggi è una giornata che abbiamo dedicato al centro storico. Questa è la terza delle agorà organizzate oggi. Questa mattina eravamo in Piazza Raibetta, nel pomeriggio alle 15.30 eravamo in Piazza Banchi e ora eccoci qui. Qui per me poi è un luogo di emozioni, ricordi, serate, divertimento con amici, fantastico. Allora, perché abbiamo organizzato queste agorà e che cosa sono le agorà? Le agorà sono dei luoghi di incontro con i cittadini dove noi parliamo, interagiamo. Infatti l'obiettivo è quello di raccogliere domande, opinioni, proposte, critiche dal pubblico. Cioè l'obiettivo è quello di annullare, azzerare la distanza che c'è sempre stata in Italia tra istituzioni e cittadini. E perché le stiamo facendo qui? Le stiamo facendo perché i cittadini del centro storico ce l'hanno chiesto e ce l'hanno chiesto perché il tema principale che noi stiamo affrontando qui oggi è quello della legalità, che purtroppo proprio in queste vie, la sera ma anche di giorno, purtroppo non viene rispettata. Il tema della legalità. Beh, noi diciamo che in uno Stato di diritto o in uno Stato che voglia chiamarsi tale, essere considerato tale, la legge deve essere uguale per tutti e le amministrazioni pubbliche devono occuparsi di far applicare questa legge. Allora oggi abbiamo tanti relatori, tanti protagonisti di questo incontro che racconteranno da diverse prospettive, da diversi punti di vista. Abbiamo dei portavoce in Consiglio regionale, portavoce in Senato e poi abbiamo anche un candidato sindaco di Bogliasco. Affronteremo i temi della legalità, i temi della sicurezza, i problemi del centro storico e proporremo anche delle soluzioni. Chiaramente vogliamo che poi alla fine ci siano degli interventi anche per sentire delle altre idee. Do adesso la parola a Giacomo Gorin, candidato sindaco di Bogliasco. Diamogli un benvenuto e sentiamo cosa ci racconta. Ecco. Grazie Alice. Buonasera e benvenuti a tutti quanti. Come vi è già stato preannunciato, io sono Giacomo Gorin e sono il candidato sindaco per le prossime amministrative di Bogliasco. Io sicuramente non sono in grado di parlarvi bene delle criticità del centro storico di Genova, come potrebbero fare i nostri regionali o un qualunque cittadino che vive questa realtà tutti i giorni. Voi vi chiederete: cosa ci faccio qua allora? La questione è molto semplice. Io sono qui per parlarvi dei problemi relativi alla sicurezza di Bogliasco, sì, ma non come comune, bensì come periferia della città metropolitana, che è Genova. Di conseguenza possiamo trovare diverse analogie tra un luogo che è, per così dire, una periferia per come è trattato, che è il centro storico di Genova, nonostante sia patrimonio dell'UNESCO e quindi vada valorizzato non solo dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista umano, specialmente umano. Quali possono essere queste diverse analogie? Chiedo scusa, ma l'emozione qualche volta si fa sentire. Grazie mille. Ci possono essere atti di vandalismo o atti di furto. E quando la calamità naturale incombe, il dissesto idrogeologico. La situazione, ora come ora, a Bogliasco è lasciata molto a sé. Per quale motivo? Perché la Polizia Municipale ha un orario d'ufficio fisso. La popolazione è poco coinvolta. Basti pensare che il piano di protezione civile è stato approvato non molto tempo fa, ma nessuno l'ha ancora visto. Quindi, cosa abbiamo proposto noi attivisti, che può magari essere di input o comunque un suggerimento per tutti coloro che vorranno lavorare a questo tema per il centro storico? È molto semplice. Per prima cosa, il primo step è quello di andare a suddividere il territorio in zone
ed eseguire un'analisi accurata e puntuale dello stato di fatto, che può essere capire il numero esatto della popolazione che abita in quella zona, capire quali associazioni di volontariato sono presenti in loco, di quali mezzi dispongono, e attraverso questo censimento produrre del materiale che aiuti a prevenire qualunque tipo di calamità o danno del territorio. Questo censimento va fatto ovviamente in collaborazione con la popolazione residente, perché sono loro i veri conoscitori delle criticità e delle problematiche della propria zona. Per quanto riguarda la prevenzione, a me come a tutta la mia comunità è molto a cuore il problema del dissesto idrogeologico, perché 2 anni fa, quando c'è stata l'alluvione, purtroppo una persona è venuta a mancare, non per così dire un senso di inesperienza o mancata allerta, ma per il semplice fatto che quest'uomo era un medico e ha perso la vita andando a visitare un paziente. Se ci fosse stata più collaborazione tra la comunità e l'attuale, diciamo, classe politica, l'amministrazione, magari questa cosa si sarebbe potuta tranquillamente evitare o comunque ridurre i danni a monte. Ok? Con questo cosa voglio dire? Che ci deve essere un costante dialogo tra la cittadinanza e i propri rappresentanti, perché chi rappresenta i cittadini è un dipendente dei cittadini, e questa cosa purtroppo in tutto il paese, a mio avviso e anche ad avviso del Movimento 5 Stelle, è stata dimenticata. Dato che ora come ora, come vi ho già detto, la Polizia Municipale ha un orario di ufficio fisso, un'altra cosa essenziale da fare è quello di ottenere la possibilità di avere un punto di copertura totale che duri tutto il giorno, H24, perché il cittadino può anche avere la coscienza e la volontà di aiutare la propria comunità, di aiutare il prossimo, ma qualora non lo si mettesse in grado, non avesse la possibilità di avvisare, il problema si presenterà comunque. Deve essere perennemente costante la presenza delle autorità sul territorio. Questo per noi è un punto estremamente basilare, è fondamentale. Per quanto riguarda invece il problema del dissesto idrogeologico, che è molto sentito in tutta la Liguria, cosa intendiamo fare? Per prima cosa, quando si farà quel famoso censimento di cui vi parlavo, bisognerà anche cercare di capire quali terreni vertono in stato di abbandono, per quale motivo, e qualora il proprietario di quel terreno non sia in grado di ottemperare al proprio dovere di manutenzione del territorio, lì deve poter intervenire il comune in un modo o nell'altro, non ci sono se, non ci sono ma, perché dobbiamo ricordarci che la prevenzione è la nostra arma migliore contro i furti, contro gli atti di vandalismo, contro qualunque tipo di problema. Se collaboriamo tutti insieme come un'unica entità, i problemi si risolvono. E anche questo purtroppo mi sembra che sia stato dimenticato con troppa facilità. Con tutto questo cosa vi volevo dire? Per il Movimento 5 Stelle la collaborazione e il dialogo costante coi cittadini è una cosa fondamentale, e per il tema della sicurezza deve esserlo ancora di più. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona giornata. Adesso passo la parola al consigliere regionale Marco De Ferrari. Grazie Giacomo. Grazie Giacomo. Ciao a tutti, grazie di essere qua. Allora, se il tema centrale di questo terzo agorà che abbiamo fatto oggi è sempre il centro storico, la legalità, la sicurezza. Un'amministrazione comunale che si è completamente dimenticata di questa vetrina, che dobbiamo pensare essere in chiave turistica, non solo
ma anche per i residenti e i commercianti, i bar, i piccoli artigiani locali, i bottegai. Il nostro centro storico è il centro